Ciao amici di Passione Italiana, bentornati a un video di livello intermedio. Oggi parliamo del condizionale presente. Il condizionale presente, per esempio, lavorerei, leggeresti, partirebbe, sarei, faremmo, andrebbero. Questi sono esempi del condizionale presente. Allora, oggi vediamo come si forma il condizionale presente in italiano. Siete pronti? Cominciamo! Allora, come sempre in italiano abbiamo le tre coniugazioni. Are, ere, ire. Verbi in are come guardare, verbi in ere come mettere e verbi in ire come finire. Ok? E vediamo come coniugare i verbi regolari al condizionale presente. Allora, il condizionale è un tempo un po' particolare perché è molto lungo. It's very long. The conditional is very long. Perché per formare il condizionale dobbiamo partire dall'infinito. Because we have to start from the infinitive in order to form the present conditional. Quindi dobbiamo considerare l'infinito. Dobbiamo mantenere la parte in nero. Guardar, metter, finir. Ok? We have to keep the part in black, the black part. Guardar, metter, finir. Ok? Poi eliminiamo la E finale per mettere le differenti desinenze. Then we will remove the final E, only the final E, to put the different suffixes. Ok? Allora, cominciamo con il verbo mettere, ok? Quindi con i verbi in ere regolari. Io metterei, tu metteresti, lui, lei metterebbe, noi metteremmo, voi mettereste, loro metterebbero. Lungo, metterebbero. Ok? Metter. Più, ei, esti, ebbe, emmo, este, ebbero. Ok? E vediamo il verbo finire. Io finirei, tu finiresti, lui finirebbe, noi finiremmo, voi finireste e loro finirebbero. Finir, più, ei, esti, ebbe, emmo, este, ebbero. Ok? La parte in nero più le terminazioni in rosso. Ok? E attenzione, per questo l'ho lasciato per ultimo, that's why I left it last, i verbi in are, come guardare. Attenzione, perché sono un po' strani, un po' tricky. Allora, la A si deve trasformare in E. You have to change this A into E every time with regular verbs. Ok? Quindi guardare, ma io guarderei, tu guarderesti, lui, lei guarderebbe, noi guarderemmo, voi guardereste e loro guarderebbero. Ok? Attenzione, i verbi in are. Guardare non è guardarei, non a, ma guarderei, guarderei, con e. Ok? Questo è molto importante da ricordare, i verbi con are. Ok? Manteniamo guardar, ma dobbiamo cambiare la a in e. Va bene? Ecco i verbi regolari. I
Il condizionale non è complicato perché le terminazioni sono sempre uguali. Guardate, io, ei, 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 tu, esti, 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 lui, lei, ebbe, 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 noi, emmo, 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 due M, two M's, voi, este, 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 e loro, ebbero, ebbero, ebbero. Ok? Le terminazioni non cambiano, ma attenzione, ok? È molto lungo. Allora, questi sono i verbi regolari al condizionale presente e adesso tocca a te, come sempre, it's your turn now. Proviamo. Allora, io prendere un caffè, ma non ho tempo. Io prendere al condizionale. How can we do the conditional of io prendere? Attenzione, eh? Ere, teniamo tutta questa parte, la terminazione di io. Prenderei un caffè, ma non ho tempo. Allora, I would have a coffee, but I don't have time. Ricordate, in generale si può tradurre il condizionale con would. Ma per sapere veramente come usare il condizionale, quando usare il condizionale, guardate il nostro altro video su questo tema, su questo argomento. Generally, we can translate the conditional with would. But if you want to know how to use and when to use the conditional, the present conditional in Italian, you have to watch the other video we made. Prenderei un caffè, ma non ho tempo. Ok, proviamo, eh? Now you try. Tu dormire tutto il giorno. Condizionale. Pensate. Think. Attenzione. Prendiamo tutto questo e la desinenza. Sì, dormiresti tutto il giorno. You would sleep the whole day, if you could. Anch'io. Ok? E un altro. Another one. Con 1 milione di euro, noi comprare una casa nuova. Condizionale. Noi comprare. Attenzione a usare. 3 secondi, 3 seconds left. Ok, vediamo. Con 1 milione di euro compreremmo una casa nuova. With 1 million euros we would buy a new house. Attenzione, la A si trasforma in E. Ok? Allora, verbi regolari, ma attenzione ai verbi che finiscono in care e gare. Attenzione, perché c'è un piccolo problema di spelling, una piccola regola di spelling. Attenzione, i verbi che finiscono in care, come giocare, o i verbi che finiscono in gare, come pagare, in questi verbi dobbiamo aggiungere un H. In these verbs ending in care and gare, we have to add an H per la pronuncia, for the pronunciation. Giocherei, giocheresti, giocherebbe, giocheremmo, giochereste, giocherebbero con H. Altrimenti è giocerei. Otherwise it would be giocerei instead of giocherei. Ok? Cambiamo la A in E e con la E abbiamo bisogno di un H. As we're changing the A in E, we have to add an H in order to keep the sound K or G. Ok? Pagherei, pagheresti, pagheremme, pagherebbe,
pagheremmo, paghereste, pagherebbero. Va bene? E ancora, attenzione ai verbi che finiscono in ciare e giare. Be careful with the verbs ending in ciare e giare. Spelling, ancora, perché quando coniughiamo dobbiamo eliminare questa I. Guardate, non c'è la I, there's no I in the conjugation. Non c'è la I perché se cambiamo la A in E, la I non è più necessaria per la pronuncia. As we're changing the A in E, this I is not necessary anymore for the pronunciation. Un esempio, il verbo baciare, to kiss. Bacerei, baceresti, bacerebbe, baceremmo, bacerebbe, bacereste, bacerebbero. To kiss. O il verbo mangiare. Mangerei, mangeresti, mangerebbe, mangeremmo, mangereste, mangerebbero. Senza I, without I. Ok? Allora, questi sono i verbi regolari come abbiamo visto, con le piccole eccezioni di spelling. Ma, ovviamente ci sono anche i verbi irregolari. Obviously we've got a lot of irregular verbs as well. Ma possiamo mettere i verbi irregolari in tre gruppi. We can have the irregular verbs in three groups. Abbiamo i verbi irregolari come essere, fare, dare e stare. Poi abbiamo i verbi del gruppo 1 e i verbi del gruppo 2. Ma andiamo passo per passo, let's go step by step. Vediamo i verbi essere, fare, dare e stare. Adesso. Allora, il verbo essere è irregolare, al condizionale. Io sarei, tu saresti, lui, lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste e loro sarebbero. I would be, you would be, eccetera. Le terminazioni sono regolari. Ei, esti, ebbe, emmo, este, ebbero. Ok? Ma attenzione, sarei. Ok? Il verbo fare è irregolare e è farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero. È irregolare perché questa A non si trasforma in E. It's irregular because this A doesn't become E, like in all the verbs in are. E lo stesso per dare e stare, and the same for dare and stare, to give and to stay. Darei, daresti, darebbe, daremmo, dareste, darebbero. E stare, starei, staresti, starebbe, staremmo, stareste, starebbero. La A non cambia. The A doesn't change E. Ok? Abbiamo visto essere, fare, dare, stare. We saw these verbs. Adesso vediamo i verbi del gruppo 1. Let's see the verbs in group 1. I call it group 1. Allora, nel gruppo 1 ci sono verbi, per esempio, il verbo vedere. Il verbo vedere al condizionale viene eliminata questa vocale, ok? Eliminiamo la vocale. Vedere non è vederei, should be vederei, ma no, eliminiamo la E, vedrei, vedrei, vedresti, vedrebbe, vedremmo, vedreste, vedrebbero. No E, we have to remove this vowel. Ok? Tutti i verbi in questo gruppo
hanno questa irregolarità della vocale eliminata. All the verbs in this group have the same irregularity of this vowel which is removed. Ok? In questo gruppo, tra altri verbi, abbiamo avere, to have, io avrei, andare, to go, eliminiamo, andrei, io andrei, potere, can, potrei, dovere, must, have to, dovrei, e sapere, to know, saprei, e ancora, cadere, cadrei, to fall, to fall over, cadrei, ok? Questi sono i verbi di questo gruppo e vivere, to live, vivrei, ok? Tutti questi verbi hanno la stessa irregolarità. All these verbs have the same irregularity. Ok? We have to remove this vowel. Ovviamente non ho coniugato tutti i verbi, ho usato solo io come esempio. Ok? I didn't conjugate each one of these verbs. I just used I as an example, but then the irregularity is the same. Ok, for the other persons. Questo gruppo numero uno, e adesso tocca a te. Allora, lui andare a casa, ma deve finire di lavorare. Lui andare, condizionale irregolare. Attenzione, provate, try. 5 secondi. Ok, dobbiamo eliminare. Sì, andrebbe a casa, ma deve finire di lavorare. He would go home, but he has to finish working. Ok, allora, adesso vediamo i verbi irregolari del gruppo numero 2. Nei verbi del gruppo numero 2 abbiamo, per esempio, il verbo volere. In this group we have the verb volere, to want, for example. And we use volere as an example. I verbi di questo gruppo trasformano queste tre lettere prima della E finale in doppia R. The verbs in this group remove the three letters before the E and change them in double R. Infatti io chiamo questo gruppo il gruppo della doppia R. Il verbo volere, io, doppia R, vorrei, tu vorresti, lui, lei vorrebbe, noi vorremmo, voi vorreste e loro vorrebbero. È un verbo famoso, ok? Doppia R. Ci sono verbi in questo gruppo. I verbi più importanti in questo gruppo sono volere, venire, to come, verrei, tenere, terrei, bere, berrei, tenere to keep, bere to drink. Bere, berrei, bere è un po' particolare perché è molto piccolo, e rimanere, to remain, to stay, rimarrei, ok? Ancora uso solo io come esempio qui, ok? Ma è solo per fare un esempio, poi bisogna coniugarlo tutto e mantiene la stessa irregolarità. Allora, adesso tocca a te. Ultima volta, last time, it's your turn.
Noi volere continuare a studiare italiano con passione italiana. Noi volere condizionale irregolare gruppo 2. 5 secondi, 5 seconds. Pronti? Volere, ricordate le tre lettere. Vorremmo continuare a studiare italiano con passione italiana. We would like to go on studying Italian with passione italiana. Se volete continuare, iscrivetevi al nostro canale, fate un like e continuate a seguirci. Grazie mille e alla prossima!